Il power bank è un dispositivo portatile di immagazzinamento energetico che svolge un ruolo cruciale perché viene utilizzato per ricaricare dispositivi elettronici, come smartphone e tablet, quando non è disponibile una presa elettrica. Considerando quanto sia importante nella società digitale mantenere uno smartphone carico, il power bank può diventare una sorta di ancora di salvezza per mantenere attive una serie di funzioni critiche. Attraverso gli smartphone svolgiamo tantissime operazioni essenziali per la nostra quotidianità. Usiamo questi dispositivi per comunicare, per effettuare pagamenti, per memorizzare biglietti e prenotazioni, per raggiungere le nostre destinazioni, per informarci e intrattenerci. Ma quante volte abbiamo visto il simbolo della batteria del nostro smartphone colorarsi di rosso per segnalarci un imminente problema energetico? E cosa accade se questo avviene pochi minuti prima di presentarsi ai cancelli di un concerto con i biglietti in formato elettronico? Senza batteria lo smartphone perde tutta la sua funzionalità. Ecco perché vediamo sempre più persone alla ricerca di una soluzione per ricaricare i propri dispositivi. E per lo stesso motivo, le persone che si trovano in un luogo pubblico utilizzano le colonnine di ricarica, ignorando le più elementari norme di cybersecurity. Sì, perché usare una colonnina di ricarica pubblica rappresenta un problema per la sicurezza dei nostri dispositivi. Esiste infatti un attacco chiamato juicejacking, con cui i malintenzionati compromettono le postazioni di ricarica e, tramite il cavo di alimentazione USB, installano software dannosi o sottraggono informazioni dai dispositivi in ricarica, mettendo a rischio la sicurezza e la privacy degli utenti. Dunque, un power bank diventa decisivo perché ci rende autonomi rispetto alla necessità di ricarica, grazie alla sua capacità di immagazzinare e restituire energia, a volte sufficiente a ricaricare più di un dispositivo, anche più volte. Sappiamo che sono molti i dispositivi entrati nella nostra quotidianità che necessitano di una carica frequente. Oltre a smartphone e tablet, possiamo senz'altro citare gli auricolari wireless o gli smartwatch. Avere un power bank quindi dà la possibilità di disporre di una riserva di energia che ci mette al riparo da molte situazioni rischiose. Ricordiamo, però, che come tutti i dispositivi USB, anche un power bank può essere manipolato da malintenzionati per veicolare malware o sottrarre dati personali. Si tratta di un'ipotesi remota che tuttavia non può essere esclusa. Per questo è importante non utilizzare un power bank qualunque e scegliere sempre fornitori ben referenziati, evitando soprattutto l'uso di power bank condivisi o di dubbia provenienza. Ad ogni modo, in mancanza di un power bank e in presenza di uno smartphone scarico, cosa possiamo fare? Munirci di caricatori e cavi USB personali per evitare di ricorrere a strumenti di dubbia provenienza. Dotarci di cavi USB di sola ricarica per impedire la trasmissione di dati quando si usano stazioni di ricarica pubblica. Se richiesto, negare sempre l'accesso ai dati del nostro dispositivo quando lo colleghiamo a una porta USB pubblica. Evitare il più possibile l'utilizzo di postazioni pubbliche di ricarica, soprattutto in luoghi affollati come stazioni, bar e aeroporti. Quando necessario, usare un caricabatterie elettrico. Le prese elettriche sono più sicure delle porte USB. Mantenere sempre il nostro dispositivo sotto controllo quando lo carichiamo in pubblico, per evitare manipolazioni non autorizzate. Ricordiamo, infine, che in molte situazioni, un power bank può fare la differenza, permettendoci di mantenere i nostri dispositivi carichi, attivi e al sicuro, in qualsiasi luogo e in ogni momento.